tra 10 minuti. Oh, sì, ok. Sì, allora raggiungo Katza e Lisa. Ma poco arriva a prendere. Ok, quindi non finisci il dato. Oh, sì, ok. Tanto io sto guardando la tele. Io vado. Elisa, tra un po' arriverà Sam, quindi non si disturbare. Oh, se ne arriva, ti vai. Ciao, Sam. Ciao. Ma vieni. Sì, ciao. Dun, dun, dun. Qualche problema? No, no, nessuno. Sì, infatti. Ciao, ti vengo poi a prendere alle 7. Ciao. La mamma è andata via. Sì. Vabbè, fate pure. Non gridate troppo. I vicini si sono già lamentati. Alla sera. Ma le sento lo stesso. Ma stai dicendo voglio una stanza tutta mia. Non credi di esagerare. Woohoo! Va bene. Vado a sistemarti una stanza nella tua camera. Nella vecchia camera vuota. Vai, fermi di avere una camera tutta per me. Oh, va bene, fai sapere. Ciao. Ciao. Ah, ma è pronta? Wow! Ma è stupenda! Sì, lo so, ti sto sistemando il letto. Tu intendo, vallo a dire alle altre. Oh, ok. Saranno super sbalordite. Ehi, cassa! Dov'è il tuo letto? E tutte le altre cose? Vado a dormire in un'altra stanza da sola. Cosa? Qua c'è troppo rumore. Sì, ma mi sembra un po' esagerato. Niente affatto. Buonanotte. Bam! Che sonno. Notte, mamma. Notte. Dove vai? La tua stanza è di là. Devo andare a raccontare la storia alle bambine. Oh, ok. Bene, ragazze. Stasera siamo solo noi tre. Ciao, Gio. C'era una volta un piccolo principe che sta... E alla fine cadde in un sonno super profondo. Fine. Bene. Riesco a dormire da sola. Non riesco a dormire. Qua è tutto così buio. Almeno Kasha, almeno Rossa e Elisa... hanno la lucina. Il giorno dopo... Allora, come hai dormito nella tua nuova stanza? Benissimo. Continua.